Grazie, adesso parliamo del Papa perché nonostante il dolore al ginocchio che lo costringe alla sedia a rotelle, Papa Francesco non interrompe il suo lavoro, conferma il viaggio in Canada dal 24 al 30 luglio, nei luoghi delle violenze inflitte ai bambini delle comunità indigene all'interno delle scuole cattoliche e questa mattina, vedete queste immagini, fra i tanti impegni ha ricevuto in udienza il personale dell'ENAC, che è l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, uno dei settori maggiormente colpiti dalla pandemia. Il Papa ha espresso il suo Papa incoraggiamento, ha Francesco, esortato a salvaguardare l'internazionale anche del nei trasporto momenti di aereo, crisi posti di oggi lavoro. presente numerosa in Poi la sua sala ENAC, riflessione è ancora una una volta sulla comunità, situazione per in dirla con Ucraina parole di San dopo Benedetto l'aviazione in questo d'Assisi, momento è usata a riprese da un scopi incipit bellici. dell'Encyclica Fratelli Ascoltiamo allora un Tutti, passaggio le parole del impegnata a Papa questa mattina. favorire una fraternità. Di fronte alla ricorrente tentazione di tornare ad erigere barriere nazionali, risalta ancora di più che la vostra opera è al servizio dell'incontro e della fratellanza. In stridente contrasto con questa prospettiva sono i casi in cui l'aviazione viene usata come strumento di offesa, di distruzione, di morte. Lo stiamo vedendo purtroppo anche in questa terribile guerra in Ucraina, segnata quotidianamente da bombardamenti aerei. Di fronte a questo desolante scenario, preme più forte al nostro cuore la speranza che i cieli siano sempre e soltanto cieli di pace.